Percorsi post-diploma di alta qualità sui temi dell'information technology e del digitale volti a creare figure in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico produttivo del territorio e sviluppare metodi per l'innovazione delle imprese. Questo è l'obiettivo della Fondazione ITS Prodigi, un nome che intende richiamare il concetto dell'empowerment dei ragazzi che usciranno dalla scuola, ma è anche un acronimo di professione digitale. I corsi partiranno il prossimo 30 di ottobre e avranno una durata biennale. L'ITS adesso è uno strumento secondo me estremamente indispensabile, tra l'altro è stato uno dei primi discorsi che ha fatto Draghi al momento in cui si è insediato il governo, di passare verso l'ITS che è una preparazione tecnica verso ovviamente il mercato e verso l'industria. Questo è stato poi accettato, è stato fatto un accordo importantissimo con la Paola Castellacci per quanto riguarda la parte ITIS, quindi toscana, in cui ci permette ovviamente di preparare i ragazzi e già predisporli per la scuola. Consideri che dura 2 anni, dopo ovviamente la quinta superiore. In questi 2 anni il primo anno fanno ovviamente scuola, fanno teoria e poi passano direttamente 500 ore, se non vado errato, sulla parte della pratica dentro l'azienda, già il secondo anno. Questo aiuta molto perché poi i programmi e l'insegnamento viene fatto insieme alle aziende e insieme ai manager delle aziende stesse. Credo mai come ora i giovani si hanno volontà di imparare un qualcosa, di capire qualcosa, ma semplicemente la curiosità di capire come funziona una tecnologia, un'innovazione nuova, o la programmazione stessa, quello che comunque stamani ne parleremo qua, è sicuro il lavoro non manca. Se tutti siamo alla ricerca di questi giovani, tutti siamo alla ricerca di questi giovani che hanno volontà e vogliono imparare. E l'ITS è uno strumento indispensabile perché questo avvenga. La caratteristica di queste scuole è di essere specifica per ogni settore di industria. Ecco, nel settore dell'ICT, quindi Information and Communication Technology, mancava una scuola di formazione superiore, come appunto sono le scuole ITS, che formasse appunto tecnici altamente specializzati sull'informatica e sul digitale. Abbiamo iniziato quindi un lavoro che dura da più di 2 anni insieme a molti soggetti e adesso grazie a 30 soci fondatori che si sono messi insieme per creare questa scuola siamo finalmente nel mese di ottobre 2022 a lanciare questi nuovi corsi. Un vero e proprio modo di imparare lavorando, quindi è una formazione non scolastica, ma come se fosse quasi un training on the job. Questo perché contribuiscono alla formazione tantissimo le aziende, ma non solo nel momento della formazione o dello stage, che già è tanto, ma proprio in fase di programmazione dei corsi. Quindi i corsi vengono progettati proprio sulla base delle esigenze delle aziende.